palcoscenico. Distruggono le immagini, ma diffondono le proprie immagini mentre distruggono le immagini. Quindi non sono amici delle immagini, sono amici di quelle immagini in favore delle proprie. Distruggono e producono nuove immagini, quelle della loro distruzione. Vorrei però provare, con questa considerazione iniziale, a usare la categoria di iconoclastia, con tutta la carica di violenza che comporta e l'orrore che ci suscita, per disegnare un'altra specie di distruzione, propria del nostro tempo. La distruzione che devasta la natura, i paesaggi, le città, la memoria storica, i depositi di memoria storica, come le biblioteche e gli archivi. Questa nuova iconoclastia non ha una religione, non ha confini. Abbraccia musulmani e cristiani, Oriente e Occidente, paesi ricchi e paesi poveri. Non ostenta se stessa, ma nemmeno si nasconde, perché anzi conta su una naturale comicità globale e si traveste indossando un costume di scena valori positivi di volta diversi. È un fenomeno gigantesco, di proporzioni enormi, che mette a rischio l'intera storia della civiltà umana. Eppure non lo vediamo, come gli aborigeni di Botany Bay, è talmente grande, talmente nuovo, talmente inaspettato, che ci sfugge. Non riusciamo a vedere per quello che è. La distruzione del patrimonio storico, oggi, non si ferma davanti a nulla. Osserviamo che accade in un luogo veramente sacro, in un luogo sacro all'Islam più di ogni altro, la Mecca. In nessuna città al mondo, siti storici sono stati demoliti negli ultimi anni in modo così sistematico. In Arabia Saudita il re porta fra i suoi titoli il più prezioso, quello di custode delle sacre moschee. Ma sono gli ultimi due sovrani sauditi che hanno promosso la sistematica demolizione di preziosi edifici storici in favore di centri commerciali e la modernizzazione della città sul modello dichiarato di Houston, Texas. Non sto scherzando, tutto questo è documentato. Il contrasto non potrebbe essere più chiaro. Da un lato, massimo rigore in alcune usanze, come il velo alle donne, come avrete letto, da due giorni le donne saudite possono guidare una macchina senza essere arrestate. Fino a una settimana fa non potevano nemmeno guidare. Dall'altro, la distruzione di oltre 400 siti di rilevanza culturale e storica. Un intero quartiere di case di epoca e stile ottomano è stato raso al suolo. È stata distrutta la casa della prima moglie di Maometto, Khadija, per far posto a toilette pubbliche. Sono state abbattute la moschea di Milano, una moschea del tempo di Maometto, e la gigantesca fortezza ottomana di Ayyad, costruita nel 1781. Anche questa è una stile musulmana, su scala molto maggiore che in Afghanistan o in Iraq. Eppure in Occidente se ne parla ben poco. Forse perché, una volta distrutte le memorie storiche di quel luogo, quel che sorge al loro posto è un'imitazione del nostro mondo. Sulle rovine della fortezza ottomana e del quartiere circostante è stato edificato il Royal Mecca Clock Tower, un complesso alberghiero di lusso con al centro un grattacielo alto 601 metri. E che è una copia ingigantita del Big Ben di Londra, il campanile di Londra, il Big Ben, ingigantito fino a 601 metri, e getta la sua ombra sul centro del santuario, la cava, nel luogo dove messo, la maggior parte, non so se qui c'è qualche musulmano, ma la maggior parte di noi, chi non è musulmano, non può entrare. Un altro albergo, Macca Hilton, sorge dove fino a pochi anni fa nella venerata casa di Abu Bakr, il primo califfo e il migliore amico di Maometto. Tutte queste cose sono preparate da uno studio che ho citato in questo libro di un musulmano, Ziad Sardar, il quale scrive così: in questa Las Vegas saudita i turisti arrivano in parte per pregare, ma soprattutto per fare shopping negli innumerevoli lussuosi centri. Ma anche i più poveri trovano mercati alla loro portata, tanto che nella città sacra, egli scrive, è possibile una sola maniera di
shopping mall, si va alla Mecca per fare shopping. A questa luce, il recentissimo idillio fra il presidente Trump e la famiglia reale saudita non ha nulla di sorprendente. Si capisce poco. Come? Ma non ci indigniamo altrettanto, dovremmo.
segnali di allora sono molti. Questo, scrive la Nietzsche, è il nostro vantaggio. Noi viviamo nell'età della comparazione. Siamo la vera e propria autocoscienza della storia e la comparazione è la nostra attività più istintiva. Come tutti gli stili artistici possono convivere l'uno accanto all'altro, continua Nietzsche, così anche i vari livelli della moralità, dei costumi, delle culture. Poter scegliere tra le varie forme che si offrono alla comparazione corrisponde alla crescita della sensibilità estetica. La nostra è davvero l'età della comparazione. Questo è il fatto della nostra età, ma questo è anche il suo tormento. Bellissima conclusione di una frase particolarmente profetica. Parole, quelle di Nietzsche, che a un secolo e mezzo di distanza sono ancora più appropriate. Ci invitano non a rinunciare alla nostra cultura, ma a guardare tutte le altre culture con rispetto e con curiosità, in una continua storia tra quello che siamo e quello che altri esseri umani hanno saputo o sanno essere, in circostanze diverse della nostra. Ed è molto importante questa allusione alla crescita della sensibilità estetica. Nietzsche ci invita a dare un ruolo centrale all'arte e alla ricerca della bellezza come un mezzo potente di comunicazione.
che seguono briciole di benessere e intanto stiamo tutti perdendo il nostro tesoro più prezioso e più umano, la memoria. La nave alloggiò, ciò è invisibile, le rovine, la peste, ho usato tre metodi fino ad ora che nascono tutte dalla preoccupazione e sono tutte alimentate da una stessa speranza. Una speranza che fa meno sulla memoria, in particolare sulla memoria storica, meglio su una memoria che serva a qualche cosa e dalla quale qualche cosa si possa ricostruire, qualche cosa di nuovo si possa creare. Per conservare e alimentare una memoria che serva a qualche cosa abbiamo una, si chiama cultura, nel senso di conoscenza storica, uso accurato di solide categorie discorsive, disposizione critica, impulso creativo, attenzione ai valori materiali, valori etici e valori estetici, coltivazione della memoria culturale attraverso la ricerca e le istituzioni a ciò preposte, università, le biblioteche, gli archivi, salvaguardia del patrimonio storico artistico, dei paesaggi, mediante le istituzioni di tutela, curiosità e rispetto per la cultura, assidua cooperazione con esse, comunicazione interculturale. Infine, il nesso politico, squisitamente politico, tra l'orizzonte dei diritti civili e le pratiche della ricerca, dell'educazione e della conservazione. Perché quando la nostra Costituzione, l'articolo 9, dice la Repubblica tutela e preserva il patrimonio storico artistico della nazione, intende sempre, nella tessitura della Costituzione, intende che questa tutela è in funzione dell'eguaglianza, dunque della democrazia. Questi che ho citato sono uno per uno e tutti insieme virtù o dispositivi essenziali per gettare intorno a noi uno sguardo di verità, per imparare a vedere la nave nemica prima che sia troppo tardi, per imparare a affrontare gli indizi della peste nel momento in cui cominciano a manifestarsi, per riconoscere le rovine quando cominciano a formarsi e le ritirare.